Beh, come dicevo, PPG è costantemente rivolta alla collaborazione con i clienti e cercare di fornire un servizio in questo senso di consulenza nei confronti dei nostri clienti per cercare di proporre soluzioni che siano rivolte a una maggiore sostenibilità. In questo senso PPG veramente ha sviluppato diverse innovazioni di prodotto che sono rivolte a un mondo più sostenibile. Potrei menzionare, per esempio, non so, rivestimenti per il packaging degli alimenti e delle bevande che consentono il riciclo infinito dell'alluminio, piuttosto che magari alcuni rivestimenti per il mondo aerospace o navale che consentono un risparmio di carburante. Restando al nostro mondo, che è quello dell'industria, potrei invece, mi piace soffermarmi sul discorso polveri. Naturalmente PPG è sempre più coinvolta nel mondo delle vernici in polvere, proprio perché per natura sono rivestimenti sostenibili per diciamo, le emissioni di diossina, le emissioni di solvente, per la, diciamo, riduzione dell'impatto ambientale. In questo senso poi mi piace porre l'accento su un prodotto innovativo che stiamo presentando da un po' di tempo, che si chiama Envirocon Ultra X. È un rivestimento che proponiamo ai clienti che devono applicare rivestimenti in metallo che devono avere performance importanti dal punto di vista corrosione e resistenza agli agenti esterni, ma soprattutto è un rivestimento che è a bassa temperatura di polimerizzazione e in questo senso consente da un lato un risparmio energetico e sicuramente anche un impatto sostenibile importante dal punto di vista delle emissioni. Questo prodotto è stato lanciato un anno fa e in questo senso PPG ripone molte aspettative rispetto alla proposta verso i suoi clienti.